Cari amici e amiche, mettetevi comodi, sta per iniziare una nuova puntata di Talenti Sprecati. Un buongiorno a voi tutti da Emiliano Ginestrini, puntata di Talenti Sprecati divisa diciamo in due tranche, perché nella prima parte avremo la compagnia di Fabrizio Guarneri e nella seconda parte invece interverrà il Pantera, alias Massimiliano Affinita. Per cui io andrei senza indugio a salutare proprio Fabrizio che mi sta attendendo dall'altra parte dello schermo. Ciao Fabrizio, come stai? Sei in forma oggi? Ciao Emiliano, un saluto a te e ai nostri ascoltatori. Sì, sono in formissima, anche se il tempo nuvoloso, la pioggia carica di sabbia non dovrebbe invogliare al buon umore. Ma io sono entusiasta, caro Emiliano, lo sai perché? Perché quest'oggi siamo arrivati alla 30ª puntata di Talenti Sprecati. Ah, bene, bene, bene. Allora noi ringraziamo... Ringraziamo tutti coloro che ci seguono sempre con tanto affetto perché siamo sempre una delle trasmissioni più seguite nella settimana di Stap Radio. Grazie a tutti voi e speriamo di rendere un servizio, uno spettacolo a voi piacevole di volta in volta sempre di più. Fabrizio, a te. A me la linea, certo, certo. Beh, sono numeri entusiasmanti. Se pensiamo che quando abbiamo cominciato ci ascoltavano soltanto i parenti più stretti, e ora, se non sbaglio, i nostri ascoltatori viaggiano a una media di 80 unità a settimana. Se dico bene, certo, abbiamo anche sforato i 100 per due settimane, quindi perfetto, abbiamo raggiunto la tripla cifra. Grandissimo, grandissimo. Tripla cifra che ci proponiamo di raggiungere anche nel sondaggio, che è il primo argomento di questa giornata. Cominciamo subito. Vai. Con questo tema clou. Perché sai Fabrizio, gli ascoltatori pendono dalle nostre labbra per il sondaggio. Stefano, il nostro direttore Stefano Dini lo voleva addirittura conoscere in anteprima ieri durante il mio intervento alla trasmissione 10 più jolly, purtroppo non ho potuto esaudirlo perché era ancora in fase di decisione il sondaggio, quindi possiamo dire che ora l'attesa è finita. L'attesa è finita, ma Stefano sappia e tutti gli altri ascoltatori sappiano che le anticipazioni non si fanno, cioè il massimo riservo sul sondaggio che noi teniamo proprio segreto fino al momento di andare in onda per paura che qualcun altro di qualche emittente concorrente ci scippi l'idea. Esatto. Quindi comprendiamo questa attesa spasmodica, ma adesso è arrivato finalmente il momento di aprirvi a questo segreto. Bene, come dicevamo la scorsa settimana abbiamo raggiunto le 91 opinioni, questa settimana ci proponiamo di sforare quota 100 e il sondaggio, la domanda di questa settimana è questa. In un mondo che diventa sempre più difficile, in una vita in cui il domani vi è più carico di preoccupazioni, è meglio rifugiarsi in un bene rifugio, per esempio un immobile, ma non quella pippa del Genoa che mi ha rovinato al fantacalcio, intendo dire una casa, una stamberga. Oppure, seguendo il suggerimento che ci inviava niente meno che Lorenzo il Magnifico nella sua canzone di Bacco, chi vuole essere lieto sia, del domani non v'è certezza, bisogna godersi l'attimo e vivere finché è possibile una vita allegra, spensierata, fatta di uscite con gli amici, ristoranti, cinema e teatro. Meglio dunque spendere denaro per una casa anche umile e modesta, oppure andare per spettacoli a veder recitare attori in carne ed ossa, in celluloide o marionette? In altre parole, amici di Talenti Sprecati, meglio una baracca o i burattini? Bene, ebbene sì. Sarà un'altra scelta sofferta, penso. Lo penso anch'io, lo penso anch'io, Emiliano. Baracca o burattini? Attenzione, per baracca ovviamente non si intende Francesco Baracca, eroe della prima guerra mondiale, un asso dell'aviazione, ma la baracca come casa, come un bene che c'è sempre, un
bene il cosiddetto rifugio proprio per la sua capacità di mantenere il valore inalterato anche in momenti di crisi economica, oppure i burattini che stanno a simboleggiare una certa voglia di svago che in tempi duri come questi è pressante come non mai per tutti, anche per chi ha mezzi limitati. Comunque c'è sempre il bisogno di distrarsi un attimo, che tra l'altro è quello che ci proponiamo noi nella nostra ora di contenitore per cercare di dare un sollievo post-prandiale ai nostri ascoltatori. È una scelta difficile come tutte quelle che l'hanno preceduta e io personalmente non lo so, visto il mio animo leggero e allegro, mi sentirei di esprimere la mia preferenza a favore dei burattini, burattini. Forse qualcuno mi darà della cicala, però è il mio animo che mi fa dare questa risposta. Tu, Emiliano, qual è la tua risposta? Sono curioso. Esattamente opposta alla tua. Infatti anche a me è venuto in mente il paragone tra cicala e formica leggendo il testo che tu mi hai inoltrato precedentemente alla trasmissione. Io prendo tutta la vita la baracca perché la casa è il bene essenziale dell'uomo e anche nelle evenienza più pessimistica, più drammatica, quale quella di perdere il lavoro, di non avere un reddito, la casa ti permette comunque vendendola di andarci avanti per un po' di tempo. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, la casa è qualcosa di essenziale che ci fa stare parzialmente tranquilli per ogni evenienza della vita, perché tutti noi da un momento all'altro possiamo avere il pericolo di morire di fame. Per quanto riguarda i burattini, siamo pieni di burattini, nel mondo siamo quasi tutti burattini, cioè agiamo per convenzione o per costrizione, recitiamo tutti un ruolo e la nostra vita compie dei passi predeterminati da talvolta e neanche tanto sentiti, ci adeguiamo a quelle che sono le convenzioni sociali. E quindi direi che la baracca tutta la vita, secondo me. Beh, non posso darti torto, non posso darti torto e che dire, è comunque un quesito che io trovo giusto porre, anche se magari qualche amico a casa ci dirà, vabbè, non facevate prima a chiedere cosa preferivate tra cicala e formica? Eh no, troppo semplice, e comunque noi perseguiamo sempre l'idea dell'originalità e quindi diamo questa veste mai battuta prima, io ritengo, a questo eterno dualismo tra una vita più morigerata e una vita non più spendacciona, però più leggera, meno Anche legata perché alle Fabrizio, pesantezze della vita. chi ha un animo ancora Diamo. un po' bambino può proprio preferire i burattini non nel loro significato metaforico, ma proprio nel loro significato materiale. Cioè io mi ricordo ancora in modo lieto questi burattini che mi portano alle vacanze che facevo con la mia famiglia alla Dispoli quando ero bambino e mi portavano ai giardinetti il pomeriggio a vedere proprio le recite di questi burattini. Mi ricordo Pulcinella, mi ricordo il diavolo vestito di rosso. Quindi i burattini sono proprio sono anche un ricordo materiale in legno e ossa di quella che è stata la nostra infanzia. Esatto, questa è una connotazione positiva che a me piace intendere maggiormente. E poi, tra l'altro, anch'io andavo in vacanza alla Dispoli, chissà che non ci siamo incontrati magari davanti a un teatrino di legno, chissà. Può darsi, visto che noi ci siamo poi rincontrati in diverse circostanze della vita, evidentemente le nostre strade sono state sempre segnate da incroci, sono strade intrecciate le nostre. Esatto, e parafrasando un famoso detto, tutte le strade portano a talenti. Esatto. Bene, amici, E noi della io se sei seconda. Sì, d'accordo, vai, vai. se sei d'accordo, ricorderei ai nostri ascoltatori l'indirizzo di posta elettronica di Talenti Sprecati, che è appunto talentisprecati@libero.it, però attenzione, non appunto Talenti Sprecati, soltanto talentisprecati@libero.it. Potete utilizzare questo indirizzo oppure fermarci per strada oppure mentre stiamo bevendo un caffè al bar per darci la vostra opinione su questo quesito che ricordiamo essere tra baracca e burattini. Prego, Emiliano. Grazie.
Grazie a tutti, amici, aspettiamo le vostre risposte, speriamo più numerose possibili. Fabrizio, io accennavo poc'anzi al fatto che le nostre strade nella vita si sono incrociate spesso. Abbiamo ricordato qualche settimana fa il nostro primo contatto che è avvenuto nella polisportiva Aquileia, di cui abbiamo scavato i ricordi e anche dato quello che sono delle notizie storico-letterarie su Sibilla Leramo, che dà il nome alla via in cui sorge la polisportiva Aquileia. Ma no, poi dopo pochissimo tempo noi ci siamo rincontrati a scuola, nel liceo, dove abbiamo trascorso insieme ben 5 anni, e la nostra frequentazione, diciamo, non si è interrotta quasi mai, diciamo, da quell'epoca. Quindi io direi di proseguire nella Marcord in ordine cronologico della mia vita. Abbiamo ricordato i tempi delle elementari trascorsi col Pantera, che ricorda prima della seconda parte della trasmissione. Abbiamo ricordato i tempi dell'Aquileia che ho trascorso prima con Pantera e poi con te, Fabrizio, nel periodo della scuola media. Ora è arrivato il momento di fare la Marcord del liceo, ma non per essere autoreferenziali, ma per partire da quelli che erano i nostri ricordi personali ed estendere questo come eravamo alla società del tempo, diciamo una generazione fa, quella che è stata la nostra adolescenza. Che dici, Esatto, no, Fabrizio? hai detto bene, una generazione fa, perché il tempo è passato, ne è passato tanto, come testimoniano i sempre più numerosi fili d'argento che come esilissimi cavilan ornano le nostre tempie. No, Tra non poco le più, mie, non le mie. le nostre pluralis maiestatis, chiaramente. Ok. Tra poco più di 2 mesi, caro Emiliano, ricorrerà il ventennale della nostra maturità. E personalmente è un dato che mi fa venire la pelle d'oca. Sembra infatti ieri che eravamo seduti lì su quei banchi un po' scalcagnati del liceo scientifico statale Nomentano e invece è passata un'eternità. E sembra anche a te così, da quello che ho ascoltato dalle tue parole. Sì, Una volta, dimmi. mi sembra che è passato così tanto tempo che sembra quasi che sia l'altro ieri che abbiamo dato autorità. Esatto. Nel frattempo gli anni sono passati, ora il nostro liceo, all'epoca abbastanza scalcagnato, come detto, offre agli utenti un sito internet all'avanguardia che voglio citare per pubblicità chiaramente gratuita, liceonomentano.net, però chiaramente non stiamo pubblicizzando dei prodotti, ma assolutamente un istituto scolastico e quindi è una pubblicità progresso, È diciamola anche una così. notizia per me perché non sapevo di questa esistenza. Esatto, Ci sono anche le esatto. foto degli esterni, delle foto in esterna di questo edificio. Chiaramente sì, è un sito molto ben fatto, ripeto, www.liceonomentano.net. All'epoca noi non sapevamo neanche cosa fosse internet e invece adesso quanti progressi ha registrato la scienza. Veramente. All'epoca si parlava del quinquennio il nostro che andò dal 1988 al 1993, anno in cui ci diplomammo. Questi 5 anni ci videro protagonisti di tante e tante avventure, e anche se è passato molto tempo, io sono in grado di sciorinare a memoria l'ordine alfabetico dei componenti della nostra classe. È ancora fissa nella mia mente, che ne so, come la Tancredina e la Vierkowood del 1983 oppure la Antonioli Zacco Samuel del 2001. Posso sciorinare? Come no, se te lo ricordi, io non mi ricordo niente, quindi chapeau. Allora, Barlacchi Bernabei Bodo, Ceccarini De Amicis Fornaciari, Ginestrini Grosso Guarneri, Guerra Iannuzzi Langella, Lupi Marianelli Migliori, Moscatelli Pane, Scozza Fava, Stagni Zogolin. 20 nomi, quanto una spedizione mondiale senza portieri, a cui però vorrei aggiungere un altro elemento, Francesco Maria Sersale, il caro Sersa, con noi dal primo al quarto anno, ma poi purtroppo franato dolorosamente per lui e per noi sullo scoglio degli esami di riparazione del penultimo anno. Ma Caro Sersa. questa formazione, diciamo, di questi 20 prodi, si riferisce all'ultimo anno,
quello che ci ha Certo, perché visto di diplomare, sì. partimmo al primo anno con 25 unità, qualcuno si perse per strada, qualcuno lo acquisimmo e alla fine rimanemmo soltanto 20, un 20 più uno a onore, ma appunto il caro Serza che salutiamo e mandiamo un abbraccio gel contatto di saluto alla Puglia, regione nella quale adesso risiede. Come detto, questi nomi che tolti noi due qui presenti fanno 19 anime che il destino ha sparpagliato un po' ovunque nel mondo, in Puglia come detto, ma anche in Giappone, Scandinavia e persino Tufello. È più che ovvio che ognuno di noi ha un carico pazzesco di ricordi e aneddoti più o meno divertenti legati al tempo delle scuole. Ebbene, i seguenti sono soltanto alcune delle nostre memorie che ancora oggi, a distanza di 20 anni e più, quando decidono di affacciarsi sulla superficie della nostra memoria, ci dipingono un sorriso sulle labbra e ci riempiono il cuore di malinconica tristezza oppure di tenera malinconia. Fate voi. Emiliano, io voglio cominciare da te. Hai qualche aneddoto che non vedi l'ora di raccontare per arricchire questo momento amargordo? Guarda, io ne ho tantissime, infatti nelle prossime puntate avremo di che raccontare, sia aneddoti, sia appunto fare delle descrizioni monografiche dei nostri compagni, dei nostri professori. Io, visto che hai appunto parlato di Sersale, cominciare a parlare di Sersale, comincerei con lui. Sersale è stato un compagno a cui è stato anche mio compagno di banco per un certo periodo di tempo. Ricordo, Davvero? Non me lo occupavamo il primo ricordo. banco centrale, però io ho un ricordo un po' negativo di lui, in quanto. Aspetta, aspetta, Emiliano, scusa, ti interrompo. Non vorrei che tu falcidiassi i nostri compagni di liceo come hai fatto con quelli delle scuole elementari. No, io faccio parlare i fatti perché io, anzi spero che proprio il buon Sersale ci stia ascoltando perché gli voglio dire quello che non ha avuto, la prontezza di fargli notare all'epoca, oppure l'ho fatto e l'ho fatto ricco da mercante perché lui si metteva a capo dell'organizzazione della squadra di calcetto che ogni fine anno faceva il torneo interno alla scuola con nessuna autorità e si è permesso ogni anno di farmi fuori da farmi fuori dalla vostra squadra che faceva il torneo di calcetto senza averne il diritto, perché anzi il diritto era ognuno di noi di partecipare a questa iniziativa in quanto appunto interna alla scuola, in quanto facente parte della sezione, aveva il diritto di farlo, pur di andare a giocare in 10-12 unità e fare dei numerosi cambi, ognuno aveva il diritto di stare con compagni di classe e usufruire di questa iniziativa. Invece lui, tirannicamente, sottovalutando sempre le mie doti calcistiche e sopravvalutando le proprie, mi ha sempre voluto espellere da questa squadra. Io ho dovuto appunto approfittare del fatto che lui sia stato bocciato l'ultimo anno per affacciarmi soltanto l'ultimo anno a questo torneo, cosa che mi sarebbe stata impedita, penso quasi sicuramente, se lui fosse stato presente anche il quinto anno. Anche se ho un ricordo anche più positivo in quanto quando io stetti male dopo il liceo ebbi la mia disavventura che mi portò ricoverato all'ospedale, lui mi venne a trovare anche se non frequentavamo più la stessa scuola. Quindi questi sono i ricordi salienti di Sersale e appunto abbiamo cominciato con lui la carrellata di ricordi del liceo Nomentano. Beh, due ricordi, se permettimi, dal peso specifico ben diverso. Per quanto riguarda la questione scuola di calcetto, io ricordo che a mia volta ho subito delle esclusioni. Ricordo in un anno specifico che facemmo una sfida interna alla classe, una lotta intestina, e noi, perlomeno la mia squadra che perse, venne estromessa dal torneo a cui invece partecipò la squadra Una sorta di vincente. primarie. E io non sono stato Esatto. ammesso neanche alle primarie allora, quindi vedi come sono stato sempre bistrattato È da una classe di Sersale. troppi componenti maschi, evidentemente è sempre stato questo il nostro problema, e non solo dal punto di vista calcistico, purtroppo, ma anche per questioni ben più importanti di una banale partita di calcetto. Tema per il quale Sersale va sicuramente ricordato per un'altra cosa, in quanto proprietario della mitica palletta che La ogni volta palletta, sì. metteva
a disposizione ogni mattina, ogni intervallo per tutti e cinque gli anni per giocare tutti insieme in quegli scampoli di partite che duravano 10, massimo 15 5 minuti. minuti, 5 minuti a ricreazione, il tempo di scendere giù, giocare, e lui mi giudicava in quei 5 minuti in cui io venivo vestito con le scarpe, diciamo, da festa, e mi mettevo appunto centravanti fisso, ma soltanto perché erano partite estemporanee. Lui non voleva credere che il mio ruolo vero era difensore, e non mi aveva voluto credere che avrei potuto dare un contributo, diciamo, decente alla causa della squadra di calcetto. Mi diceva: Tu non sei forte perché non fai mai nessuna azione sulla fascia, ecco, perché questo era il suo metro di giudizio. E mi ricordo che neanche sapeva le regole del calcio, perché quando andavamo a giocare a calcetto, quando disputavamo se una palla era entrata o no, lui diceva: sì, è gol perché è entrata più della metà, senza sapere la regola basilare del calcio, per la quale la palla deve entrare tutta per essere gol. Quindi questo la dice Questo non lunga me lo sulla sua posso competenza. ricordare, mi fido di quanto dici, però forse avrà avuto poco tempo per poterti giudicare su un campo di calcetto, perché Esatto. erano scampoli di partita, 10 minuti la E mattina, 5 infatti. all'intervallo, che però ci consentivano di rientrare puzzolenti come delle Comunque carogne ne appestate parleremo in anche di classe. questo, ne parleremo anche di questo. Anche io ho un Avremo ricordo di tempo. Sersale che, racconto brevemente, ci trovavamo in gita a Venezia dentro una cristalleria. Lui con una mossa poco aggraziata urtò una statuetta di cristallo, mandandola a terra e in mille pezzi. Una statuetta, se non sbaglio, del valore di 40.000 lire dell'epoca. Il negoziante ci guardò con una faccia funerea, però ci risparmiò dal pagamento della statuetta infranta in un dialetto veneto abbastanza comprensibile anche da noi romani. Ci invitò a uscire dal negozio. Bene, bene, vabbè, ci avete segnato con poco. Sì. E comunque il mio ricordo di Sersale è sicuramente positivo. L'ultima cosa che voglio dire di lui è la sua indimenticabile citazione durante un Roma-Fiorentina d'antan, un duello, mi ricordo in particolare, tra Tommasi e Batistuta, nel quale Tommasi fece letteralmente sparire dal campo Batistuta, che venne definito da Sersale con una definizione memorabile, uno spettinato qualunque. Va bene Fabrizio, io direi di fermarci qui per questa anteprima, diciamo, che abbiamo fatto dei ricordi di liceo. Li esporremo in maniera più organica a partire dalla prossima settimana, perché ne abbiamo da dire. Assolutamente, assolutamente. Però cerchiamo di avere un ricordo positivo di queste persone che ci hanno accompagnato per tanto tempo. Certo, Cerchiamo di tirarne fuori solo il buono. sì, va bene. Noi, se vogliono intervenire in diretta anche per dire la loro, e noi saremo ben felici di ospitarli. Ah, certo, perché un contraddittorio sarebbe sempre Sarebbe anche scarso. una carambata, diciamo, da questo punto di vista. Esatto, ci dovremo attrezzare per le telefonate in diretta. Va bene, grazie Pantera. Sì, Pantera, grazie socio. Io dico Pantera perché Pantera è imminente, sta per venire qui vicino a me. Abbiamo una terza rubrica per il tuo spazio, Fabrizio, per la quale ti chiedo di essere breve perché il tempo sta volando. Sarò brevissimo e mi mangerò le parole come mio No, solito. quello Posso no, perché i nostri andare? ascoltatori devono sentire, anche perché è una rubrica importante questa, che a loro, che è nel loro interesse seguire bene. Lo voglio sperare, me lo auspico. Quindi lanciamo la rubrica delle scommesse. Bene, bene, Fabrizio, Ah, scommesse tutto qui la sigla di apertura, pensavo qualcosa di che... Non meglio, ci sono vabbè. sigle perché la sigla in pompa magna te la faremo il giorno in cui questa scommessa si sarà rivelata vincente. Quindi ti Ok, introdurremo proprio in pompa magna con un ci rullo sto. di tamburo e suono di tromba. Te Ci sto, lo accetto devi questo meritare. low profile finché non faremo il colpo. Benissimo, se sarà stasera settimana, spero. Speriamo, Prima che questa vadano in ferie i settimana. nostri ascoltatori. Sì, lo spero, però questa settimana, Emiliano, vogliamo fare il botto. Siamo come sempre determinatissimi e talmente convinti del nostro imminente successo che abbiamo deciso di alzare la posta. Ebbene sì, amici di Talenti Sprecati, preparatevi ad arricchirvi. Se seguirete i consigli che vi stiamo per dare, questa settimana potrete intascare la bellezza di 1.000 euro. 1.000 euro, esatto.
una cifra che ci fa rabbrividire, una cifra pazzesca, quindi prendete di corsa carta e penna, se non l'avete già fatto, e segnatevi questa magica cinquina. Non vogliamo nemmeno perdere il tempo di dirvi le quote, scrivete soltanto nome delle squadre e pronostico. Cominciamo con Ludogorets Razgrad Botev Vratsa. Ripeto, Ludogorets Razgrad Botev Vratsa. Scusa, a che campionato ti riferisci? Forse mi è sfuggito. Il campionato bulgaro. Ah, il campionato bulgaro, quindi è una new entry per il nostro programma. Esatto, giunto alla 23esima giornata, che vede i leader del campionato del Ludogorets ricevere gli acerrimi rivali del Vratsa, allenati niente meno che da Giuliano Sonzogni, già mister tra l'altro di Palermo, Avellino e Fidelisandria. La gara si preannuncia tesissima, si gioca quest'oggi alle ore 17 e il nostro pronostico è a favore del Ludogorets, perciò amici a casa scrivete 1 per questa partita. Proseguiamo il nostro viaggio nell'area balcanica sempre, ma ci trasferiamo dalla Bulgaria alla Croazia, che propone tra oggi e domani la 29esima giornata del suo massimo campionato. Noi abbiamo messo gli occhi sullo scontro tra Dinamo Zagabria e Slaven Belupo e il coefficiente di difficoltà del pronostico è sempre elevato. Diciamo che i padroni di casa della Dinamo cercano disperatamente punti per continuare a carezzare il sogno scudetto, che non manca a Zagabria da ben 7 anni. Infatti sarebbe l'ottavo titolo consecutivo. Mentre lo Slaven, compagine di Koprivnica, ridente paesino adagiato sulle rive della Drava, vuole levarsi al più presto dalla zona calda della graduatoria, cioè la zona retrocessione. Una profonda analisi di statistiche, precedenti e bioritmi dei singoli calciatori impegnati in questo match ci porta a dire anche in questo caso 1. Proseguiamo poi con PSV Eindhoven Groningen, quindi siamo in Olanda. Questa per il PSV è stata un'annata deludente. Gli eterni rivali dell'Ajax stanno infatti volando dritti verso il titolo di campioni e sono ormai difficilmente raggiungibili dalla squadra della Philips, che non di meno cercherà di capitalizzare al massimo il turno casalingo contro il bellicoso Groningen, che si trova invece in piena lotta per l'Europa. L'uno non è dunque scontato, ma noi ce lo giochiamo lo stesso. Il quarto incontro del nostro cartello settimanale è la partita tra Porto e Vitória Setúbal. Il massimo torneo lusitano offre in regalo un comodo impegno casalingo per il Porto, ancora imbattuto dopo 26 turni come il Benfica, che però lo sopravanza di 4 lunghezze. Allo stadio do Dragão arriva il Vitória Setúbal, squadra che non ha più nulla da chiedere a questa stagione e che quindi sarà facile preda di Moutinho e compagni. Perciò, come diceva il caro Pazzarella, scrivete subito un grosso 1. Chiudiamo questa magica giocata proponendovi l'incontro più succoso della Prva Liga slovena, quello che vede fronteggiarsi il Nogometni Klub Maribor, meglio noto come Maribor, e il Nogometno Društvo Mura, meglio ignoto come Mura. Questo derby dei Nogometni si preannuncia rigonfio di rivalità, anche in considerazione dei colori sociali di queste squadre. Il Maribor veste di viola, mentre il Mura ha la maglia bianconera. Quindi è una sorta di Fiorentina-Juventus che è sinonimo di odio viscerale. Mamma mia. Il Maribor pare attraversare uno stato di forma migliore. È primo con 64 punti fatti, solo 41 in più del Mura che staziona al 10° posto. Però gli abbiamo menato in Europa League al Maribor, eh? Esatto, esatto. Il Mura è però decimo. Purtroppo anche al Mura nei preliminari. Anche al Mura. Li abbiamo menato sia al Maribor che al Mura in questa edizione di Europa League. Ah, però questo testacoda, infatti il Maribor è primo con 64 punti fatti, dicevo, mentre il Mura ne ha 41 di meno ed è decimo. Purtroppo per lui il campionato sloveno è formato da sole 10 squadre. Diciamo 1, anche stavolta andiamo a riassumere la giocata, sperando di essere... Quindi hai rivestato in tutta Europa per dare una giocata succosa, succulenta. Esatto, esatto. Riassumiamola quindi per i nostri amici a casa, perché le partite sono semplici, i pronostici sono tutti 1, ma i nomi delle squadre sono un po' ostici. Li ripetiamo: Ludogorets Razgrad Botev Vratsa 1, Dinamo Zagabria Slaven Belupo 1, PSV Groningen 1, Porto Vitória Setúbal 1, Maribor Mura 1. Con questi pronostici, amici di Talenti Sprecati, lo ripetiamo, potete intascare addirittura 1.000 euro. Che è un po' un mezzo stipendio, diciamo, quindi scusaci su, mezzo stipendio medio, dell'italiano esatto. Medio.
Va bene, Fabrizio. Basterà, Emiliano, ovviamente la giocata, basterà giocarne appena 468,89 e il gioco sarà fatto. Bene, bene, beh, certo, perché bisogna anche investire sulle eventuali vincite. Chiaramente. Grazie, grazie socio. Allora, qui termina lo spazio appunto dedicato, curato, diciamo, in collaborazione con Fabrizio. Mi ha raggiunto in questo momento preciso Pantera, con il quale faremo la seconda parte che andrà in onda tra pochissimi istanti di Talenti Sprecati. Io saluto il socio, quindi, che non so se lui deve fare dei saluti a sua volta. Io chiaramente saluto tutti i nostri ascoltatori, i nostri affezionati ascoltatori. Saluto e ringrazio te per la collaborazione. Io resto in ascolto del Pantera e però con gli amici a casa ci rivediamo sabato prossimo. Grazie Fabrizio, io appunto ti saluto in diretta perché purtroppo devo continuare ad andare in onda, non ho tempo di salutarti, non ho modo di salutarti in privato, quindi dovrò interrompere la connessione con te in modo brutale, me ne scuso, comunque ti saluto caramente, grazie, continuate a seguirci tra pochissimo con il Pantera, grazie. Bene, signore e signori, questa è Talenti Sprecati. Io saluto di nuovo Pantera di fianco a me. Ciao Pantera. Ciao Emiliano. Vorrei in questa parte parlare di gossip, come facciamo ogni tanto ci piace fare, perché anche nel gossip si trovano delle cose sulle quali diciamo un po' puntualizzare. Io su gossip, anzi su il sito gossip.it ho trovato un articolo di Paola Gioia, che non era il sito di gossip.it, comunque l'articolo di Paola Gioia, che parlava un po' della reazione di Antonella Clerici con questo Eddie Martens, ricordiamo di 17 anni, più giovane di lei, che l'ha tradita ripetutamente. Questo rapporto è un po' logoro, però sentiamo che dice Antonella Clerici. Allora, Paola Gioia scrive il 25 aprile 2013: finché ci sarà un minimo di possibilità, ci proverà. Antonella Clerici ha deciso di dare l'ennesima possibilità al suo compagno Eddie Martens, padre di sua figlia Maelle, di ricucire la loro storia d'amore che in questi anni ha davvero avuto tanti strappi. Era partito tutto con una paparazzata. I fotografi avevano beccato Eddie Martens in compagnia di un'altra donna, in atteggiamenti molto intimi. Da quel momento la vita di Antonella Clerici, conduttrice della Prova del Cuoco, Ti lascio una canzone e Prossimo alla Terra dei Cuochi, senti che programmi eccelsi, Prossima terra dei fuochi. è completamente cambiata. Poi, tra l'altro, io in quest'altra donna ho anche reperito un altro sito in cui questa donna mette in guardia la Clerici perché questo Eddie è una persona falsa. Si è dimostrata che infatti pure lei l'aveva soltanto portato a letto dopo una sera sola, comunque. Vediamo che dice invece al gossip.it Antonella Clerici. Antonella Clerici ha deciso, vuole continuare a giocarsi le sue carte per rimettere insieme la storia con Eddie Martens, padre della piccola Maelle. La conduttrice aveva sempre lasciato aperto un piccolo spiraglio nel suo cuore alla possibilità di reunion con l'ex animatore dei villaggi turistici. Ora, dopo alcune apparizioni in pubblico con Martens, l'annuncio su Oggi, finché c'è una possibilità, ci riprovo con Eddie. Senti, ecco come parla la Clerici. Credo ancora nella coppia, sebbene sia il più difficile di una volta stare insieme, spiega Antonella. Sono convinta che restare e tentare sino all'ultimo di aggiustare un rapporto sia molto più difficile che rottamarlo. In questo mi riconosco di avere coraggio. Sono una persona che prova fino alla fine. Ho perdonato da tante cose, tante corna direi io, e ho cercato di giustificarle perché è umano sbagliare. Finché ci sarà un briciolo di possibilità, io ci proverò. La Clerici non sa cosa accadrà in futuro. La situazione personale è in divenire. Il tempo ci dirà se io ed Eddie resteremo una coppia di amici uniti dall'amore per Maelle o se qui l'unione tornerà ad essere quella degli inizi. Adesso siamo in una fase troppo delicata per trarre conclusioni, ma non si è mai arresa e non si arrenderà, sperando di rimettere insieme i cocci. Ho
Così scriveva Anna Maria Capozzi il 24/4/2013 su gossip.it. Allora, questo si è dimostrato Antonella Clerici di non avere dignità. Cioè, questo Eddie, dopo tutte le corna che ti ha messo, ma ancora tu vuoi ricucire per forza questo rapporto? Per cosa? Ma tu ormai ti ci sei scottata, hai visto che tipo di persona è? Ti ha ripetutamente mormificato come una cesta di lumache. Ma io confesso di non seguire il gossip, però da quello che mi ricordo vagamente, mi sembra che lui fosse stato trovato comunque non in intimità, non propriamente in intimità, Non è stato provato questo, non è stato provato, non è però è stato. stato visto in compagnia, in effusioni con altre Ma no, donne. effusioni no, Sì, neanche. come no? C'è stata una paparazzata in cui c'è anche il nome e cognome di questa ragazza con la quale è stato Ah. avvistato. Ma poi Allora, l'Aguzzo, no, più volte, lo dice qui che sono stati dividuti strappi in questa coppia. L'Aguzzo ha fatto addirittura da sciacalla. Che aveva mostrato le prove del tradimento di Ed, che anche baciare un'altra donna è il tradimento, perché non è soltanto l'atto certo. sessuale. E le aveva fatto questa sciacallata prima che la Clerici venisse a conoscenza, a conoscenza lei di questo tradimento, e quindi ci sono state anche furiosi riti. Quindi, dopo tutte queste umiliazioni, la Clerici ancora va a ronzare intorno a questo uomo. È un uomo che non fa per te, un uomo che non ha sensibilità, un uomo che gli piace soltanto l'aspetto materiale del rapporto con la donna. Rosanella Clerici, nel voler recuperare a tutti i costi questo rapporto, che ormai non poteva essere più un rapporto d'amore con un uomo che ha dimostrato di non amarla, dimostra cosa? Di essere dipendente a tutti i costi dal sesso. C'è stato un momento A di tutti i costi dal lapsus, sesso. No, lapsus freudiano. freudiano. Io dico chiaramente, Antonella Clerici vuole il sesso di questo uomo, perché lei, che ormai a cui è subentrata l'età della menopausa, e ormai a 50 anni Antonella Clerici, lei ha paura di non piacere più, di non essere più attraente, e si aggrappa da tutte le forze, con tutte le forze, a costo di essere umiliata a questo uomo che l'ha fatta soffrire, che reiteratamente. Ma tra l'altro non aveva un nuovo amore, mi Sì, sembra. ma era stato soltanto un piccolo flirt, perché lei vuole ricucire questo. Ma poi c'era ragione un amico mio quando diceva: le donne più le maltratti più tornano, perché si sentono, vogliono essere loro, si sentono che è stata preferita qualcun altro al posto loro, e non ci stanno. Boh, io non sono d'accordo su No, questo. io non sono d'accordo che la Clerici non possa trovare altri uomini, altri uomini fuori di questo Eddie, anche Ma dove? Al perché centro anziani, con però. quelle tette che c'ha, ne trova, che anche i soldi che ha. Ma dove? Auspizio. No, Antonella Clerici è ancora una bella donna, Antonella è Sì, una bella donna, vabbè, cioè, ognuno ha una donna le decente, insomma, dall'immagine anche a programmi di prima serata. Ma poi proprie. Ognuno ha le proprie c'è opinioni, un'altra dai. cosa da far notare, che lei ha dimostrato sia in questo, ma anche nel suo lavoro, una certa prostituzione. Perché Antonella Clerici, io ricordo, era una bellissima ragazza ai tempi degli anni 90. Ma quando? A tempi degli anni 90 Boh, era, vabbè. no, era delle bellissime gambe. Lei era, beh, non era bene nessuna di quelle che di cui parlo, le donne, apro e chiudo parentesi. Comunque, di gustibus, diciamo anche così. Do semplicemente una mia opinione estetica, tutto qua. Comunque, lei era anche una brava giornalista sportiva, cominciata da giornalista sportiva. Ora, invece, ha degradato la sua immagine, il livello dei programmi che fa, pur di restare alla ribalta delle serate su Rai 1, fa questi programmi banali e, diciamo, anche da mediocre conduttrice, perché lei non nasce conduttrice, lei nasce giornalista, ma per stare più sempre alla ribalta, per stare in prima serata, anche per i soldi, accetta di degradarsi così professionalmente, e dimostra anche qui una certa sua prostituzione.
Cioè, di non avere una dignità, un proprio orgoglio, dimostra sia con questa vicenda, con questo Eddie, sia dal punto di vista lavorativo. Professionale. Ecco. Stiamo per quanto riguarda quest'ultimo aspetto che tu hai citato, posso essere anche d'accordo, ma stiamo sempre al vizio antico. Secondo me, indicando la luna, guardi il dito e non la luna. Lo so, per me è così. E invece quale sarebbe Ma la luna? è tutto un sistema. La luna è il sistema che porta magari professionisti con qualche valore, non di assoluto valore, a dover accettare questi compromessi. È il sistema che Lo sai tutta, secondo me. Secondo me, per stare nel prima serata sulle 1 devi accettare anche compromessi ben più pesanti. E secondo me la Clerici è tipo che ha fatti questi compromessi. Non è difficile pensarlo. Io questo non lo so, però sì, neanche a me è difficile pensarlo, ma non per la Clerici, per il sistema. Non è meritocratico, è un sistema totalmente autoreferenziale, perché poi queste persone, specialmente la RAI, che vada bene, che sia seguita o no, è comunque finanziata dai soldi nostri. La RAI mi sta facendo schifo perché allora, un altro programma, lo sapevo, un altro programma che sta andando in questi giorni in onda, in queste settimane, non so se tu l'hai mai visto o intravisto, The Voice, con un talent show in cui fanno da talent scout un poker di persone che devono giudicare i cantanti e promuovere i Oh, competitori. ho visto su YouTube qualche finestrella. Ecco, c'è Cocciante che merita di tutti di stare là, così come Piero Pelù. Poi sono due personaggi come Raffaella Carrà e Noemi. Allora, Raffaella Carrà vedi Clerici, cioè nei suoi programmi come Carramba, come Amici, lei ha sempre voluto mettere il sentimento dei programmi fatti di qualità. Ora va a fare la scema, a battere mani, a fare la giovane, a prestarsi nuovi cantanti, È molto giovane a Forse perché non finanziano più i suoi programmi, allora i programmi fatti da lei, perché lei ha voluto essere anche autrice dei suoi programmi, volevo mettersi fino all'ultima parola, ora si accontenta di fare da comprimare, di fare la scema andando appresso a queste giovani leve. Ma soprattutto quello che a me è impresentabile è Noemi. Tu l'hai vista Noemi? Sai chi è Noemi? Una pseudo-cantante. quella ragazza russa, Esatto, una sì. pseudo-cantante. Allora lei è arrivata terza con una bellissima canzone a Sanremo dell'anno scorso. Ha poca voce, tra l'altro. Aspetta, aspetta, c'è io. Con una stupenda canzone scritta da Fabrizio Moro. Da Fabrizio Moro che si chiamava Sono solo parole. Quella canzone si sente l'impronta di Fabrizio Moro. Io dico che se l'avesse cantata Fabrizio Moro sarebbe diventata un successo incredibile. L'ha cantata lei. Ha soltanto arrabattato con le unghie un terzo posto a Sanremo, ma si sente che è stonatissima, è stonatissima come una campana. È un po' suonata, sì, è Primo, vero, è e poi non vero. ha neanche l'immagine. Si presenta in un modo, cioè si è presentata al concerto del 1º maggio con gli anfibi, con i pantaloni da Zola, insomma, poi con i capelli rossi tinti. Dopo Sanremo ha detto, ma tra poco cambio questa acconciatura perché dopo un po' stanca questa Vi immagine. faccio blu. Ancora stiamo aspettando, è un anno ancora deve tingersi i capelli. Allora io devo pagare il canone e vedere che e io, giovane cantante che voglio emergere, devo essere giudicato sulla qualità da una che non sa cantare, che non si sa presentare. È lei che mi deve giudicare a me. Certo. E poi chiudo questa parentesi del gossip con un'altra Chicca. notizia che ho trovato su gossip.it. Prego. C'era una fotogallery di Alessia Marcuzzi che fa la prova a bikini, no? Tanta, tantissima voglia di caldo, sole e mare, la bella stagione ormai porta, le VIP scattino per mettere in mostra le proprie grazie in spiaggia. Poi mi dice che c'è stata ridere. Alessia Marcuzzi su social ha postato uno scatto in primo piano in cui indossa trendissimi occhiali a specchio, eccetera, eccetera, eccetera. Poi in un'altra foto ha scelto di farsi vedere in formissima.
col fisico atletico e tonico. Allora, Alessia Marcuzzi, secondo me, è la prova che l'uomo, in questo caso la donna, è per sua natura insoddisfatta, perché ci sono tante donne che per avere un seno prosperoso ricorrono alla chirurgia estetica, secondo me anche giustamente, perché un seno prosperoso dura molto alle donne. La Marcuzzi, che fa? Lei ce l'aveva di natura, io mi ricordo che era molto procace, era l'unico suo aspetto positivo, perché ancora l'ha fatta a costo di imbruttirsi, se l'ha fatto ridurre. Su questo non sono d'accordo. Quelle che hai citato oggi e nelle puntate precedenti, tra cui anche Belen, non le trovo affatto delle belle donne. Alessia Marcuzzi, no, trovo che abbia... la sua apparenza fisica fa vedere in questa fotocall un suo viso ossuto, delle anche un po' con il mento allungato, insomma non è graziosa di lineamenti Alessia Marcuzzi. Aveva il suo punto forte, la sua capacità che l'ha resa celebre nei Medici Mostri non so se tu su Monte Carlo seguivi questo programma, no, in cui la Medici Mostri private la Medici la Marcuzzi, scusa. Era in Inghilterra? No, di anni fa, del tempo che io e te ce l'avamo persi di vista. Comunque poi la Medici si è ridotta questo seno e si è imbruttita, secondo me. La Marcuzzi, senza che tanto costa Clerici. Invece era la Clerici ce l'ha di natura, se le tiene, che secondo me è un grosso punto a suo favore, mediante il quale si deve credere più in se stessa. Bene, Pantea, chiudiamo questa parentesi del gossip. E ti chiedo a questo punto, qual è, secondo te, il fatto che invece a te ti ha colpito di più in questa settimana? Che è successo? Sì, mercoledì scorso c'è stata la partita Borussia Real Madrid. Bravissimo, parliamo finalmente di calcio, perché... che, come tutti noi sappiamo, è finita 4-1 per il Borussia, e con 4 gol di questo grande centravanti Lewandowski. Immaginavo così forte io. A dire il vero, neanche io, così forte non me l'aspettavo. Parafrasando un grande film, il grande Lewandowski, direi questa settimana c'è stato il grande Lewandowski. Secondo me la partita ha avuto dei significati anche sociali. Ad esempio, prendiamo questo centravanti che inizia nel Legia Varsavia e poi viene acquistato dal Borussia. E secondo me rappresenta proprio il popolo polacco. Io ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi polacchi e polacche a Londra. A Londra, su 7 milioni di abitanti, sembra che addirittura 1 milione sia polacco. Un milione di abitanti sia di origine polacca, sì. Quindi anche in Germania sono tantissimi anche polacchi. Anche in Germania. Mi ricordo i mondiali del 2006, ci fu un'invasione di polacchi. Di polacchi, sì. E, ecco, io ho avuto la fortuna di conoscerne tanti e vi posso assicurare che è un popolo straordinario da tutti i punti di vista. Hanno una grande serietà sul lavoro, una grande serietà anche nei rapporti umani, e questo da una parte. Dall'altra hanno questo anche sentimentalismo piuttosto raro tra le popolazioni del Nord Europa o del Centro Europa in questo caso, che li fa accomunare alle volte ai popoli latini, no? come siamo noi. E, ecco, Lewandowski secondo me rappresenta proprio questo spirito di rivalsa dei polacchi, che sono, io lo posso dire a ragion veduta, un popolo straordinario, e dimostrano che non è affatto vero il detto per cui una nazione si merita il popolo si merita il governo che lo governa, che lo conduce. Non credo proprio, perché la Polonia non è un paese tra i primi della comunità europea,
tra i primi in termini di economia e di socialità, di condizioni sociali avanzate, ma è un popolo, è invece madre, terra madre di tantissime persone che una volta che escono da quella, da quel labirinto burocratico che anche noi in Italia conosciamo bene, quelle ristrettezze di leggi e leggine che li, letteralmente li intrappolano, una volta che emigrano in paesi dove possono più esprimere il loro talento, il loro genio, allora incominciano a diventare manager, come succede a Londra, incominciano a diventare grandi artisti, come molti di essi sono in Germania e in Inghilterra, e in questo caso anche degli artisti del pallone, come abbiamo visto mercoledì scorso. Beh, una grande mano all'emancipazione, una grande spinta all'emancipazione e alla diffusione del popolo polacco l'ha data Wojtyla, i primi anni del papato di Wojtyla. Posso correggerti la pronuncia? Sì. Wojtyła. Sì, beh, lui è stato uno di quelli che appunto ha permesso questa possibilità di fuggire da un posto che purtroppo li tiene prigionieri, ormai non più a livello politico, perché prima neanche... Questo è un fattore del crollo dei regimi comunisti, molto sì, accentratori, diciamo. Sì. Sì, e loro, sì, conoscendo bene i polacchi, loro sono fautori proprio di un libero mercato, no? dove appunto poter esprimere le loro grandi qualità. Ecco, questo da una parte, non ho voluto fare un panegirico dei polacchi, però mi stava a cuore questo argomento, perché è un popolo che ho conosciuto bene in Inghilterra e ti assicuro che è una fortuna avere a che fare con loro. Questo da una parte. Dall'altra, sì. Dall'altra c'è il Real Madrid. Il risvolto sportivo, diciamo. Il risvolto sportivo, ma direi anche sociale ed economico, perché il Real Madrid, un giocatore solo del Real Madrid, costa quanto tutto il Borussia. E poi il risultato abbiamo visto qual è stato. Ecco, io invito i miei amici madrileni, e ne ho tanti, per fortuna, perché anche gli spagnoli sono un popolo straordinario di cui io sono innamorato, come sono innamorato anche dei polacchi, di tifare al ritorno che si giocherà il prossimo martedì, se non erro, sì, il Borussia Dortmund, perché il Real Madrid è una squadra che spende 10 volte quello che spendono le altre squadre che partecipano alla Champions League. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un'offesa, un affronto, specialmente nei confronti del popolo spagnolo che sta versando in condizioni sempre più difficili. Ma vi dirò di più, attualmente, poche settimane fa, è uscita la notizia per cui il Real Madrid come società è indagato dai tribunali spagnoli, dal tribunale spagnolo, perché si sospetta che abbia usufruito di denaro pubblico per finanziarsi. Cioè, quindi, cari amici madrileni e spagnoli, mentre voi purtroppo, e lo dico con il cuore ferito, versate in condizioni molto difficili, e io che purtroppo conosco bene perché ho molti amici spagnoli con cui spesso sono in contatto, questa società si permette innanzitutto di spendere 10 volte di più quello che spendono le altre società, e quindi offendendovi, direi massacrandovi nel vostro diritto di ad esistere, a condurre un'esistenza dignitosa, e dall'altro ovviamente c'è la presunzione di innocenza, ma
Comunque è una società indagata perché sembra che abbia attinto dal denaro pubblico, cioè il vostro, per poter finanziare questo esborso continuo, ingombrante e indecente di denaro. Allora, cari amici madrileni, fatemi una cortesia, madrileni e madridisti, fatemi una cortesia e fatela anche a voi stessi. Al ritorno ti fate tutti al Bernabeu, deve essere tutto a favore del Borussia Dortmund, che come ho detto, visto che ci sono anche altri giocatori polacchi, non solo Lewandowski, più che rappresentare la cittadina tedesca, rappresenta più che altro il genio di questo straordinario popolo, come lo sono anche gli spagnoli, che sono i polacchi. Bene, e poi io voglio aggiungere che l'oculatezza degli investimenti fatti dalle squadre tedesche è esaltato anche da un articolo di Stefano Pioffi del Corriere dello Sport, appunto del 25 aprile, a pagina 13, che ne leggo due stralci, che parla del nuovo potere tedesco in Europa, questo potere tedesco in Europa che ha visto appunto le squadre teutoniche strapazzare delle superpotenze calcisse come Real e Barcellona, dando quattro pappine a ognuno, non è da tutti i giorni. Pioffi dice: un potere che è la somma di un lavoro verificato in modo perfetto dalle società tedesche, stati all'avanguardia con le famiglie in primo piano, il rilancio dei settori giovanili, la capacità di investire con saggezza la pioggia di soldi e dei diritti televisivi, e quindi non ricoprendo d'oro un Cristiano Ronaldo o un Messi. La Germania sta raccogliendo i frutti di una gestione che suscita ammirazione. Poi, nel Borussia Dortmund c'è un tecnico, Klopp, che fa scuola con il suo 4-2-3-1 e viene corteggiato da tanti presidenti stranieri. Il primo segreto, però, va ricercato dietro la scrivania, acquisti in linea con il budget e la crescita dei settori giovanili. La Germania è diventata un modello per tutti, dall'economia al calcio. E fin qui, appunto, la favola di quello che vediamo oggi. Io mi domando, Pantera, dobbiamo vedere se ora che anche la Germania si avvia ad essere una superpotenza economica dal punto di vista calcistico, se riuscirà sempre a mantenere una politica di investimento sui giovani, una politica di ottimizzazione delle proprie risorse, perché a me sta venendo qualche dubbio, perché ora nel Bayern stanno cominciando ad entrare i soldi. Il Bayern, come sai, ha preso Guardiola per l'anno prossimo, ha preso due gioielli i due gioielli del Borussia Dortmund che mercoledì ci hanno fatto strapazzare gli occhi, quale Reus, che a me piace tantissimo con la sua velocità, con la sua tecnica. Ma Lewandowski è meglio. E Lewandowski. Hanno preso Lewandowski, stanno prendendo tutti i grandi assi, quindi ho paura che anche loro piano piano faranno una politica più di stelle che di investimenti oculati, diciamo. Ma sai, questo è un rischio che può essere reale, ma io sinceramente però non credo che capiterà. Purtroppo questo è un vizio specialmente del calcio, ormai solo più spagnolo, perché il calcio italiano non ha più denaro da... No, io credo che sta peggio di tutti appunto è l'Italia, perché l'Italia non ha né soldi come c'aveva una volta, che investiva senza un progetto, né un progetto di stadi che sono da terzo mondo, antichissimi, soltanto la Juventus è riuscita a farsi uno stadio nuovo, né della politica del settore giovanili, perché vediamo che anche nei settori giovanili ci stanno tantissimi stranieri che poi vengono dati via e perduti come il 99% quando raggiungono la maggiorità, o perché rubati da altre squadre, o perché non le cosiddette grandi non si affidano a loro perché non hanno il coraggio di farli esordire. Quindi io per l'Italia la vedo proprio dura di emergere. Io invece volevo
volevo aprire una piccola parentesi, piccolissima. A chiudere, sì, perché sì, abbiamo tanto un minuto e mezzo. Su Cristiano Ronaldo, che sarà anche un grande giocatore, ma è sempre, passami il termine, incazzato nero. Sì, allora, perché prenderà i soldi. Allora, segna il gol del momentaneo 1-1, che era un ottimo risultato, fino a quel momento, ed è incazzato. Mi ricordo quando il Real Madrid vinse lo scudetto un anno fa, tra l'altro rubando, vabbè, questo lasciamo perdere, la partita decisiva per la conquista dello scudetto è a Bilbao, al San Mamés di Bilbao, tutti festeggiano, anche i suoi poco allegri compagni, e lui anche quella volta incazzato, inferocito col pubblico, Cristiano Ronaldo, ma che c'hai? Cioè, hai la fidanzata che ti tradisce ogni sera con qualcuno? Contrario. Può darsi, perché frequentando le donne che frequenti è più che reale la cosa. Però sei capace di sorridere una volta? Vai con saluti, Pantera, perché si stanno per sfumare. Sì, allora. Veloce. Sì, un secondo. Noi torniamo con Talenti Sprecati sabato prossimo 14, vai. Saluto veramente Anna, Ivona, Goscia, Martina, Monica, Elena, Silvia, Eva e le sue amiche, come sempre, Eliana, Liana, Giovanni, Federico, Danilo e la sua famiglia, tutti gli amici del calcio, tra cui Fabio e il trio delle meraviglie Ernesto, Ezio e Natale. Grazie a tutti amici, grazie Pantera, essere stato con noi, grazie a te, prossimo con Talenti Sprecati, ciao.